Ciao a tutte ragazze, bentornate nel mio canale e ben arrivate alle nuove iscritte. Questo è il look che ho realizzato con la mia bellissima Huda Palette uscita ad ottobre. È un look nude rosato e le labbra sono rimaste sugli stessi toni degli occhi. Spero che vi piaccia. Scusate, sono ancora raffreddata, quindi parlerò un po' con la voce nasale. Spero tanto che vi piaccia e che vi piaccia il mio video. Buona visione a tutte! Eccoci ragazze, allora oggi utilizzerò per la prima volta la nude, scusate, la nude palette, questa palette bellissima. Oggi sono molto illuminata da luci che vengono ovunque. Non ci dovrebbero essere tutte queste luci oggi. Ecco ragazze, oggi c'è molto sole, infatti sono illuminatissima. Cercherò di fare un bel video. Questa palette è bellissima. Oggi andrò a realizzare un trucco dai toni delicati, però molto molto elegante. Quindi andrò a prendere da questa bellissima Huda Nude il color Play, andandolo a sfumare questo bellissimo colore. Spero che si veda, andandolo a sfumare su tutta la palpebra. C'è veramente una luce troppo forte, mi si vede tutto il riflesso, scusate ragazze. Ma questa è la luce di oggi, che io adoro, però io adoro il sole, però in questo caso mi serviva un po' meno sole. Questa palette io non l'ho presa appena uscita, ma l'ho acquistata qualche settimana fa, 2 o 3 settimane fa. Ho aspettato gli sconti, insomma. Ho ancora il naso tappato, quindi vi chiedo scusa se ho la voce ancora nasale. Con il colore Play vado a scendere un po' nella parte sotto dell'occhio. Scendiamo, scendiamo, scendiamo nella palpebra sotto. Oggi volevo proprio fare un trucco delicatissimo. Mi dispiace solo, ragazze, che i trucchi delicati, non so se è il mio cellulare o se sono le luci che non sono abbastanza forti. Io li vedo benissimo nella realtà, nello specchio, ma nella videocamera non si riesce a cogliere la bellezza. Con un pennello da sfumatura più stretto, e utilizzo questo, il mio preferito di Essence Contouring Brush 2 in 1, prendo un po' del mio tonico viso vegano che utilizzo sempre per prendere gli ombretti. Vado a prendere Secret, che è questo bellissimo colore nocciolino. È bellissimo, ma proprio bello. E vado a stenderlo su tutta la linea che delinea la palpebra mobile, quindi la metà, no? Tra la palpebra mobile e la palpebra fissa. Secret, ancora un po' di Secret, ok,
veramente bello questo ombretto e questo gioco anche. Anche con questo scendo nell'occhio, nella parte inferiore. Ok, sfumando parecchio. Sfumando proprio tutto ciò che è lui. Adesso ragazzi, con un altro ombretto, io ho pensato della Soul Blooming Bolero. Mamma che luce ragazzi, scusatemi. Vado a prendere col pennello da sfumatura, sempre col mio spray Bolero, e lo uniformo. Cioè, unisco un po' i due ombretti sulla palpebra superiore e creo una sfumatura un po' rosina sull'occhio, in cima. Ok. Volevo fare un trucco delicato e elegante. Quindi, sempre della mia palettina Huda, ragazze, andrò a prendere, non so come si dice, questo color bianco con un pennellino e lo vado a picchiettare qua, perché poi ho in mente di metterci qua e qua. Ho in mente di stenderci un bell'ombretto. Questa palette è una palette che veramente serve per chi ama come me i trucchi nude, insomma. Ecco, andiamo allora a usare Daydream, questo colore bellissimo della palette. Non so se potete vederlo, ma oggi veramente la luce del sole non mi sta aiutando, cioè per niente, veramente. Daydream, che è questo colore così fantastico. Oh mamma, che bello. Però ci vuole un pennello più grosso. Ho sbagliato pennello. Ragazze, potete vedere, penso che vediate. Mamma, che bello. È un colore veramente fiaba. Quindi vedete, prendo Daydream e lo uniformo a tutta la palpebra mobile. Aspettate ragazze, prendo qualcosa, un cuscino che mi alzi, vado avanti con Daydream. Messo così sulla palpebra mobile. Ok. Okay, con un pennellino piccolissimo e obliquo che uso sempre per delineare i trucchi, vado a prendere ancora un po' di dalla palette di Huda di Rev, questo colore. Mamma mia, scusate, ma oggi veramente vado a metterlo un po' qua per delineare un attimo il make up. Ragazzi, sempre col solito pennellino, prendo Rev, l'ombretto, e lo vado a stendere qua nella linea delle ciglia inferiori, quindi che si riprende dalla linea delle ciglia inferiori. Riprendo il pennellone da sfumatura e vado a sfumare. Mi devo girare di qua perché altrimenti ho il sole in faccia. Riprendo un po' di Rev col pennellino da sfumatura stretto, lo metto qua e sfumo anche la linea che ho fatto prima qui sopra, in modo che andiamo un po' a delineare, a perfezionare il tutto.
Ok, ragazze, ora io ho pensato veramente a un rossetto, però ho pensato anche a altri rossetti. Sono indecisa tra Clio Makeup Move On Me, il loro rossetto liquido, o Mulac Hippie Coral. Quale metto? Non si sa. Secondo me sta molto meglio Move On Me e infatti andrò a mettere proprio quello. Oggi trucco delicato proprio. Andrò a mettere il mio affezionatissimo Gentleman mascara di Mulac, il loro unico mascara, e torno subitissimo. Ed eccomi ragazze, tornata avendo messo il mio bellissimo mascara, che è veramente il mascara più bello che io abbia mai provato vegan in vita mia. Vado a mettere un po' della mia terra, quella che uso, la preferita insomma, che uso quasi sempre, che è questa di Sue Beautique, la 01 Soleil d'été 01, non so se si pronuncia così e vi chiedo scusa se non si pronuncia così, e vado un po' a metterla perché mi andava di mettere questa per scaldare un po' il viso e non mettendo il blush, che avrebbe reso ancora più rosa il tutto. Quindi oggi i capelli, tutto impazzito oggi, capelli, musica, rumori, sole. Siccome sono anche piuttosto bianca, è meglio che scaldo un po' il viso. Ora, ragazzuole, voglio mettere un po' di illuminante. Rimanendo sempre in ambito dorato, vado a mettere Mulac OMG, che è uno dei miei illuminanti preferiti, il gold. Spero che si legga perché non so cos'è che ha il mio. Okay. Metto delle goccine. Anche qua un po' sul nasino, metto delle goccine e vado con la mia spugnetta, che a me piace tantissimo farlo con la spugnetta, questo lavoretto, vado a unirla al blush che ho messo sotto, alla fard, cioè alla terra, vado a unirla alla terra che ho messo sotto senza fare danni. Ok, ed eccoci qua. Siccome ho un po' illuminato l'arco di Cupido, vado a ridefinirlo con Move On Me. Ok, semplicemente rifinito. Il trucco a questo punto è completo, ragazze. Io spero tanto che vi sia piaciuto. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, a mettere un bel mi piace e ad attivare la campanellina qui in basso a destra per rimanere sempre aggiornate sui miei nuovi video. Vi mando un caro abbraccio.